siamo con Stefani per parlare di un progetto molto importante legato al Festival della Canzone Italiana, la Milano Sanremo della Canzone Italiana 2014. È un bel progetto, ma di cosa si tratta in particolare? Dunque, è una sorta di concorso dove parteciperemo nella prima tappa 20 artisti e si terrà a Milano. La prima tappa in realtà è una manifestazione che coinvolge diverse città d'Italia, Roma, Firenze, Torino e tante altre. E è importante per me partecipare a questa tappa innanzitutto perché è la prima e quindi diciamo è sempre quella un po' più che risalta un po' di più rispetto alle altre. E poi ci sarà il direttore artistico a Wanagana e ci sarà anche la Top Records, che è una casa discografica di Milano, per cui io ci tengo a partecipare perché innanzitutto porto un mio pezzo. Sapete quanto tengo comunque a diffondere la mia musica e sono contenta di poterlo far ascoltare a, voglio dire, persone che lavorano comunque in una metropoli dove musica si fa, si produce. Rispetto alla nostra piccola realtà, sappiamo che insomma lì si hanno più chance di farsi conoscere, di farsi vedere, insomma. In che cosa consiste la partecipazione? Quindi l'esibizione del brano live davanti a questa giuria di esperti e poi? Sì, l'esibizione di questi 20 partecipanti, appunto, non saranno tutti cantautori come me, saranno anche comunque interpreti, quindi di canzoni di altri artisti, e ci sarà appunto questo direttore artistico che insomma sceglierà chi portare avanti in queste tappe, e la conclusione di questa manifestazione si avrà l'ultimo giorno del Festival di Sanremo, dove in pratica queste persone che poi verranno scelte avranno la possibilità di esibirsi in una trasmissione che durerà circa un paio d'ore, in una diretta televisiva che andrà in onda su Sky e su Channel 24. E appunto si avrà questo prestigio di comunque di entrare nell'atmosfera sanremese, non esibirsi proprio lì ovviamente tra i big, tra le nuove proposte, ma comunque di essere notati, per cui insomma penso che sia un'ottima chance da sfruttare. Io porterò le mie voci nel cuore, quindi un pezzo italiano, mi è stato richiesto un pezzo italiano, lo porto con il cuore, tanto l'ho scritto io, per cui per me è indifferente. Quindi giustamente Festival della Canzone Italiana, una canzone, un brano italiano, grande visibilità perché appunto si sviluppa all'interno della grande kermesse che è il Festival di Sanremo. C'è una modalità di partecipazione di cui ci vuoi parlare? Sì, tutti i concorrenti hanno la possibilità di essere sostenuti da un pubblico che solitamente è composto dai fan, dagli amici, parenti, che devono comunque collegarsi a un sito della manifestazione, e bisogna cliccare su un link sostieni e dopodiché bisogna mandare, in pratica nel momento in cui si clicca su sostieni noi andiamo ad acquistare una quota. Questa quota ha un valore di 10 euro che però verrà pagata dal fan, diciamo così, quando si raggiungeranno 100 quote da 10 euro. Queste quote servono in pratica al concorrente per poter ripagarsi le spese di partecipazione all'evento finale del festival, che sappiamo queste cose hanno un costo. E una volta che si clicca su questo sostiene e si prende da parte una quota, bisogna poi mandare un'email a milanosanremo@reasat.it e dire: io ho acquistato una quota per quest'artista nello specifico, ovviamente scritte Stefani, e niente, poi queste quote si andranno a sommare fino a che si raggiungerà il minimo di queste 100 quote. Quello è il minimo richiesto, diciamo, per poter essere selezionati per questa diciamo giornata finale. Questo detto proprio in soldoni. Quindi parteciperai comunque alla serata di Milano, però per partecipare, per avere accesso alla serata finale, occorre che 100 persone sottoscrivano la tua partecipazione. Sì, sia come sostegno diciamo morale, sia proprio come sostegno economico, perché purtroppo partecipare, come ti dicevo prima, a questa manifestazione ha un costo. Ci sono delle cose che vuoi dire ai tuoi fan, degli appuntamenti che vuoi ricordare, approfittando di questo spazio? Sì, oddio, appuntamenti imminenti, vi anticipo una cosa che non si è ancora stabilita, però sto per fare una serata particolare perché è la prima volta che propongo una cosa del genere. Sto facendo una serata acustica, chitarra e voce, presso un ristorante di Sulmona che poi insomma vi farò sapere. E un'altra cosa importante, scusami che se esco dal seminato, ci tengo a ringraziare una persona che mi ha permesso di avere questi contatti con questa Milano Sanremo, che è Mario De Santis, che probabilmente conoscerete, un nostro scrittore di Sulmona, che mi ha permesso di avere questi contatti grazie ad un concorso che ha vinto per aver scritto L'Angelo dei Riccioli d'Oro. Quindi saluto Mario perché ci tengo molto, grazie a lui ho avuto questa occasione. Per il resto, altri appuntamenti, stiamo inserendo nuovi pezzi nel repertorio, quindi
quindi abbiamo delle situazioni, insomma, da definire, però sicuramente vi informerò come sempre di quello che farò nel prossimo futuro. Anime e musica che viaggiano al ritmo del cuore, note nell'aria imprigionate in corpi di persone. Viaggiano al ritmo del cuore, note nell'aria imprigionate in corpi di persone, anime e musica che viaggiano al ritmo del cuore, note nell'aria.